fai schiacciare il 2 finalmente per poter parlare con un operatore. Sono già passati 3 minuti, ne aspetta altri 4 per ottenere una risposta e quindi dovrà pagare 3 euro solo ed esclusivamente perché un'azienda bancaria non gli ha spedito correttamente il bancomat che aveva richiesto. Cioè, ma vi sembra normale? Vi sembra normale? Allora, col mio emendamento io ho diviso. Se proprio volete far pagare i servizi, fate pagare i servizi di informazione. Io ho suddiviso i servizi di informazione dai servizi di assistenza. Voi invece volete far pagare anche i servizi di assistenza, facendo credere che facendo pagare i servizi di assistenza metteremo una giusta competitività e concorrenza all'interno del mercato dei servizi bancari. È una follia. Quindi vi chiedo cortesemente di votare favorevolmente questo emendamento. Grazie. A lei parere contrario, relatore di maggioranza del governo, favore relatore di minoranza, 23.1 Villarosa, la votazione aperta. Ci siamo? No, palese. No, palese. Biancofiore, Costantino. Turco, Costantino, Giordano Giancarlo. Non vado a Turco ancora. Turco, ci siamo? Turco non vota ancora. Bene, altri? La votazione, Frusone. La votazione è chiusa. Presenti 424, votanti 422, astenuti 2, maggioranza 212, favorevoli 159, contrari 263. La Camera respinge. Siamo ora al 23.400, Villarosa, onorevole Davilla. Prego, onorevole Davilla. Ecco. Dichiaro voto favorevole del mio gruppo. Grazie. Onorevole Villarosa. Quanti sono i clienti della prima banca italiana? Circa 15 milioni. Quindi questo significa che se una banca italiana, attraverso degli escamotage assolutamente legali, crea dei problemi al cliente e a fine anno ogni cliente di questi 15 milioni spende un euro per telefonare ai servizi di assistenza, noi stiamo garantendo 15 milioni alla prima banca nazionale. Guardate che 15 milioni sono 15 milioni, 70 milioni di euro è l'ultimo utile di Monte dei Paschi di Siena. Quindi 15 milioni di euro significa che io sono un azionista del 25% di Monte dei Paschi di Siena.